Buonasera a tutti. Diamo inizio al convegno, perché siamo in orario. Diamo inizio al convegno Archiviare il Novecento, una rassegna di fonti e documenti sulla Casa del Popolo in Romagna, presentazione del lavoro di ricerca e riflessioni storiografiche. Abbiamo utilizzato un po' il titolo ad effetto, come avete capito dal sottotitolo, non significa che vogliamo chiudere la ricerca sul Novecento, anzi, al contrario, ma vogliamo parlare di un progetto che ha messo in piedi 5 cooperatori questi anni, in questa fase 2 di questo progetto, e parlare, però allargare il dibattito, parlare degli archivi del Novecento, che sono numerosi, ben organizzati nella nostra provincia. Cito solo gli istituti storici della resistenza d'età contemporanea, che sono presenti in tutta la Romagna, che ha fatto un lavoro egregio in questi anni. Fondazioni più che prestigiose, non solo locali ma anche nazionali, come la Fondazione Casa di Oriani. E qui abbiamo il direttore della Fondazione Casa di Oriani che ci parlerà appunto dei progetti che è in atto da tempo. Poi ci sono ovviamente altri archivi pubblici importanti, pensiamo al sistema bibliotecario che è ben presente, ben organizzato in tutta la Romagna, mi viene in mente la biblioteca Farnese, la Cassiana, i vari punti di eccellenza, e dato che sono lughese anche la biblioteca Trisi, ma anche tante altre realtà. Semplicemente vogliamo parlare di questo perché, come dire, rendere noto a tutti il grande patrimonio che ho ospitato in questa realtà, l'importanza che sia conosciuto e che sia sempre più fruibile ed agibile. Al convegno partecipa, come avrete visto chi ha letto l'invito, il professor Tito Menzani, che ci parlerà delle fonti storiche in archivi pubblici e privati sulla storia delle case del popolo in Romagna, un patrimonio da preservare e valorizzare. E poi Luparini, che ho già citato prima, direttore della Fondazione Oriani, gli archivi del Novecento a Ravenna, un progetto condiviso fra Biblioteca Oriani e Istituto Storico della Resistenza di Ravenna. E poi era prevista la partecipazione della professoressa Raffaella Biscioni dell'Università di Bologna. Purtroppo per motivi familiari all'ultimo momento non ci ha detto che non poteva partecipare a questa riunione in streaming. Poi sarà la volta di Paolo Zaghini, dell'Istituto Storico di Rimini, che ci parlerà di Casa del Popolo e sedi di partito, un'analisi di un rapporto a partire dall'area riminese. E infine, l'ultimo intervento sarà quello di Lorenzo Cotignoli, un archivio per il movimento cooperativo, l'esperienza di Mantriolle, dove c'è un archivio cooperativo, ma ce ne parlerà Cotignoli. Fra l'altro Cotignoli è co-responsabile di questa iniziativa, perché l'iniziativa è del Circolo Cooperatori, ma in collaborazione con la Federazione, scusate, delle cooperative della provincia di Ravenna. In più c'è anche l'adesione delle Case del Popolo di Faenza, della cooperativa Mazzini Case Repubblicane di Ravenna, della Fondazione Bella Ciao di Ravenna, del Teatro Sociale di Piangipane, Nova Coop di Cesena, unica società cooperativa di Forlì. La giornata di oggi conclude un po' il lavoro del nostro circolo cooperatori, appunto sul progetto Casa del Popolo di Romagna per l'anno in corso, per il 2020. La ricerca che sarà che presenterà Menzani ha visto il coinvolgimento con il suo coordinamento dal punto di vista scientifico di 4 ricercatori. Abbiamo coinvolto anche dei tirocini in base alla convenzione fatta con l'Università di Bologna, e alla fine è stato fatto un lavoro, nonostante i problemi, i limiti che ci ha imposto la pandemia in corso, un lavoro significativo. Ci aveva lavorato ovviamente nei mesi scorsi, praticamente nella stagione estiva che rendeva più possibile questo tipo di attività. Insomma, direi che nonostante i limiti imposti dalla situazione, è stato fatto un buon lavoro, aiutato anche da appelli pubblici che abbiamo rivolto a tutti i cittadini, che ci hanno permesso di acquisire nuovi documenti sulle case del popolo e ci darà modo di arricchire le 570 schede, perché come abbiamo recensito nella prima fase, è stato il 2019,
abbiamo censito una presenza di ben 570 case del popolo nell'arco fine 800, fine 900. Ma su questo dirà Menzani. Un'ultima osservazione. Alcuni diranno, ma il Circolo Cooperatore parla sempre di case del popolo, in effetti abbiamo fatto molti convegni e molte attività al riguardo. È vero che volevamo fare anche altre attività, problemi che dicevo prima ci hanno ovviamente limitato, ma su questo abbiamo lavorato. Ma in realtà non abbiamo, nei convegni che abbiamo svolto, nelle iniziative, non abbiamo parlato solo strettamente del caso del popolo. In realtà abbiamo parlato della storia della Romagna, continuiamo a parlare della storia della Romagna, perché, come abbiamo sempre ribadito, la storia delle case del popolo è intimamente case del popolo di ogni orientamento politico, di ogni tipologia. La storia delle case del popolo è veramente storia della Romagna, è storia della comunità, e sono veramente il cuore della comunità, come recita il titolo del libro, che a conclusione della prima fase abbiamo pubblicato quest'anno, è stato pubblicato quest'anno da Franco Angeli, editore, appunto il libro Nel cuore della comunità, storia delle case del popolo di Romagna, autore Menzani e Morgagni. E poi la storia delle case del popolo è la storia della cooperazione, noi siamo il circolo cooperatore, lo dice il nome stesso, ci interessiamo in modo particolare della cooperazione, perché anche a loro insaputa, come si usa dire, le storie, le case del popolo sono state esperienze effettive di cooperazione partecipata. Per ultimo, approfittando mettendo al centro le case del popolo, abbiamo parlato di società, di politiche, di futuro, abbiamo parlato persino dei nuovi media, abbiamo parlato dei social, abbiamo messo a confronto la socialità ai tempi della casa del popolo con la socialità ai tempi di Facebook, per fare un esempio. Insomma, abbiamo voluto parlare, vogliamo parlare della storia di Romagna e, se volete, vogliamo parlare anche del nostro futuro, almeno auspicabile. E la storia è gloriosa, veramente affascinante, del caso del popolo, speriamo che sia incentivo a trovare un futuro, come dire, compatibile, democratico e veramente partecipato da parte di tutti, dove tutti possono essere e debbono essere protagonisti. Mi sono dimenticato di dire che questo convegno, nel quadro del progetto di ricerca sul caso del popolo Romagna, ha anche il contributo della regione Emilia-Romagna in base alla legge del 2016 su memoria del Novecento. Fatta questa introduzione, do la parola per la prima comunicazione al professor Tito Menzani. Prego. Bene, grazie a Giancarlo Ciani per la sua introduzione. Io in realtà vi voglio mostrare anche delle immagini, per cui adesso condivido il mio schermo, così si dovrebbe visualizzare. Esatto, le metto a modalità schermo intero, dovreste vederle in maniera idonea, insomma. Allora, io, come è stato detto, ho coordinato e fatto parte di un piccolo gruppo di lavoro che ha scandagliato archivi pubblici e privati alla ricerca di materiale documentario, fotografico o di altro genere relativo alle case del popolo romagnole. Questo perché, come è scritto nel titolo dell'intervento, si tratta di un patrimonio da preservare, perché tutto, se abbandonato all'incuria, deperisce e va, per così dire, a finire in malora, e da valorizzare perché è una parte, diciamo, dell'identità storica di questo territorio, e sul piano storiografico, e non solo storiografico, può fornire un aiuto non indifferente. Innanzitutto presento il gruppo di lavoro. Io ero una sorta di coordinatore scientifico, ma sono stato affiancato in maniera puntuale e solida da Giancarlo Ciani, presidente del Circolo Cooperatori. Poi, diciamo, le altre figure che ci hanno sostenuto sono Federico Morgagni, Silvia Quattrini, Andrea Vasi e Mirko Recine. Mirko Recine, tra l'altro, è un tirocinante e è stato possibile inserirlo nel nostro gruppo
a seguito di una convenzione tra l'Università di Bologna e il Circolo Cooperatori. Il tema, diciamo, di fondo era una sorta di prosieguo di una ricerca che era stata avviata un paio di anni fa e che ad oggi ha, come ha ricordato anche prima Ciani, prodotto due output, che due prodotti, insomma, che vi segnalo. Innanzitutto il sito www.casedelpopolo.it, che contiene le schede, potremmo dire così, di tutte le case del popolo che abbiamo censito. Si tratta di 570 unità sparse per tutta la Romagna. Poi c'è un libro che ne racconta la storia, scritto insieme a Federico Morgagni, e diciamo, rispetto ad altri libri precedenti che pure diciamo, affrescano e raccontano e narrano pezzi di questa storia, questo ha una parte quantitativa, cioè un censimento sulle case del popolo che ci dice dei numeri su questo fenomeno, è una narrazione corale che abbraccia tutte le culture politiche, quelle delle case del popolo socialiste, comuniste, repubblicane, in misura minore anarchiche, cattoliche, su tre province: Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, e lungo tutto l'arco cronologico, cioè dalla seconda metà dell'Ottocento a oggi. Diciamo, il panorama che avevamo scandagliato con queste prime ricerche ci aveva portato a comprendere che le case del popolo sono una parte fondamentale della storia delle comunità delle Romagne, un luogo anche di aggregazione, sia perché c'è stato storicamente un dibattito politico al loro interno, ma anche delle attività ricreative che sono rimaste, come dire, un patrimonio, no, della memoria collettiva dei singoli territori. E poi sono state anche un luogo fisico di conservazione, perché si va in una casa del popolo che magari oggi è operativa a metà, magari ha un armadio, uno scantinato, un luogo dove sono conservati i documenti ufficiali, vecchie fotografie, cimeli tipo bandiere, cose di questo tipo, e tutto questo ha un interesse. Io qui ho scritto nella slide uno scrigno con un tesoro archivistico. Non è evidentemente un tesoro inteso dal punto di vista, come dire, del valore economico, ma del valore identitario, affettivo e storiografico, certamente sì. Abbiamo sempre utilizzato un criterio inclusivo di queste esperienze, nel senso che ci sono case del popolo costituite dal punto di vista della ragione sociale o delle modalità nelle forme più disparate, anche se prevale la tradizione cooperativa, in genere è una cooperativa di carattere culturale o ricreativo che accoglieva la comunità di un determinato territorio e aveva un rapporto con le organizzazioni, come ho scritto qui, amiche, nel senso che i due principali network, quello delle case del popolo, per intenderci di sinistra, aveva una serie di rapporti con le organizzazioni di quell'area politica, per cui nella Casa del Popolo poteva esserci la sede dell'UDI, la sede, il Circolo Arci, la sede della polisportiva affiliata alla WISP, la sede della CGIL, la sede del PCI, del PSI e così via. Nelle Case del Popolo di tradizione repubblicana, evidentemente, c'erano in maniera simmetrica organizzazioni dell'area appunto mazziniana, quindi l'Associazione Mazziniana Italiana, il Circolo Endas, eccetera. Il lavoro che avevamo fatto ha avuto o sta avendo anzi un buon riscontro, e questo ci ha suggerito di procedere con questa ricerca sulle fonti che ho citato prima, e dove le siamo andate a cercare, sostanzialmente in cinque tipologie diverse di luoghi.
che voglio ora ripercorrere. Innanzitutto gli archivi di Stato, che sono presidi territoriali importanti nelle varie province, che hanno documentazione in certi casi anche molto, molto antica, e dove con una certa scrematura, visto che il materiale in genere è ordinato, non sempre, ma comunque ordinato, si riesce a individuare, siamo riusciti a individuare dei materiali di nostro interesse. Poi ci sono gli archivi degli istituti storici della Resistenza della Romagna, dopo su questo magari diranno meglio Zaghini, ma anche Luparini. Poi ci sono archivi territoriali di altro genere, che sono importanti per il movimento cooperativo, per gli enti locali, si tratta di archivi sia pubblici che privati. In questo caso credo che sarà molto utile il contributo che darà a questo nostro convegno online, Lorenzo Cotignoli. Poi ci sono naturalmente gli archivi delle singole case del popolo e il materiale che conservano, alcuni privati che siamo riusciti a contattare anche con un bando, a casa e che hanno messo a nostra disposizione, per cui li ringraziamo. Io ho preparato in queste slide un po' di documenti perché mi interessa farvi vedere alcune cose che abbiamo rintracciato e che possono, al di là di suscitare curiosità, far comprendere meglio i risultati concreti, ecco, di questa ricerca. Questo è un documento della prefettura di Ravenna della metà degli anni 20, è relativo a un fondo molto importante depositato presso l'Archivio di Stato di Ravenna sulla opera di spoliazione, sottrazione che ha fatto il fascismo dei beni del movimento cooperativo e del movimento democratico. Sostanzialmente il fascismo con la prepotenza e una certa compiacenza istituzionale si è appropriato degli immobili di varie case del popolo e ci sono i vari fascicoli che documentano quest'opera. Ad esempio, queste sono carte più o meno sempre dello stesso periodo che raccontano di come il circolo repubblicano di San Zaccaria sia stato confiscato ai legittimi proprietari e consegnato alle istituzioni di carattere fascista. Così come anche la sezione comunista che c'era a Savarna, questa è una piantina che ne disegna la struttura, insomma, di quella Casa del Popolo. Anche qui c'è tutto un fascicolo con degli incartamenti che danno conto di questa vicenda. Questi invece sono documenti verbali, nel senso che le case del popolo, essendo costituite molto spesso come cooperative ricreative o culturali, erano, come dire, per lo Stato italiano delle imprese, quindi dovevano tenere dei registri, dei verbali, e questi sono quelli della cooperativa di Bussecchio nell'area forlivese e rappresentano come dire, un crogiuolo di istanze, di aspetti significativi o meno significativi che vengono alla luce. Poi con questi materiali si trovano anche delle fotografie, alcune molto belle. Questa, vedete, è sempre la casa del popolo di Bussecchio, con la scritta in alto Cooperativa Casa del Lavoratore. Bandiere, una struttura molto semplice, ma era uno spazio che era a disposizione della comunità. E la comunità partecipava nutrita a iniziative, come dicevo prima, di carattere politico o di carattere ricreativo, culturale, in un certo senso. Poi ci sono una serie di documenti con interesse storico, probabilmente minore, che però visivamente hanno un bel impatto perché riportano alcuni loghi, alcune diciture di anni
lontani rispetto a quelli attuali, e poi altri documenti che, come avevamo mostrato prima per Savarna, entrano nell'ambito tecnico, ecco, di queste strutture immobiliari, sono soprattutto delle piantine che ci fanno un po' capire come fossero organizzati gli spazi, vedete, bar, servizio, WC. Naturalmente c'è anche la documentazione di carattere notarile, ufficiale, con cui queste case del popolo venivano costituite. In questo caso è la Casa del Popolo di Ammonite, c'è l'atto costitutivo davanti al notaio dottor Lanfranco Amadei, in cui si presentano quelli che sono i soci costituenti della società e procedono di conseguenza. Questa è un'altra bella immagine, era una specie di lenzuolo, quindi è stato anche complicato gestirlo con gli scanner, perché si tratta di materiali cartacei per lo più che abbiamo ritrovato sul posto, e con degli scanner ne abbiamo acquisita la diciamo versione digitale. Quando il foglio era molto grande bisognava avere una serie di accortezze. Questa è, dicevo, la Casa del Popolo di Savarna, qui ci sono ancora documenti notarili su quella di Russi. Ecco, poi in alcune realtà abbiamo trovato un patrimonio molto, molto bello anche di immagini, per esempio il caso della Casa del Popolo di Giovecca a nord di Lugo. Questa è una immagine della festa dell'Unità, siamo negli anni 50, un corteo che celebra i valori professati dai militanti dell'epoca. Qui in maniera un po' goliardica si celebra il funerale di De Gasperi, no? Con una sorta di carro allegorico in stile carnevalesco. Qui un'altra installazione con delle scritte inequivocabili: viva la pace, pace e amicizia fra i popoli, viva Rinascita, viva l'Unità, le effigi dei grandi leader della sinistra dell'epoca. E poi c'era quella simbiosi anche con il movimento cooperativo che ricordava prima Ciani. Qui la cooperativa di consumo di Giovecca aveva un proprio stand a ridosso, insomma, della Casa del Popolo, quando era in corso la festa dell'Unità. Questi sono alcuni avventori di questi spazi che, come dire, anche come volti e come posture rimandano a un mondo ampiamente contadino, rurale di quegli anni. Importante anche la componente femminile, sia perché erano, come dire, luoghi anche goderecci, mangerecci, no? Dove si consumavano determinate pietanze, e in genere, per come era strutturata la famiglia tradizionale all'epoca, erano le donne che si occupavano dei fornelli, insomma. Questo sempre viene dall'archivio della Casa del Popolo di Giovecca, è un corteo. Tenete conto che, lo ricordo per chi magari non lo conosce, Giovecca non è una frazione particolarmente popolata o grande, eppure attraverso, come dire, iniziative culturali o politiche costruite attorno alla Casa del Popolo si riuscivano a chiamare tantissime persone anche da località limitrofe. Qui vediamo la partecipazione dei bambini, dei ragazzi o ragazzine più giovani. Questa è la Casa del Popolo di Giovecca. Ci sono alcune scritte sul portone d'ingresso, vi segnalo la scritta Circolo Arci. Poi c'è anche una bella immagine della birra Moretti in una icona abbastanza classica, insomma, per chi conosce un po' il mondo della pubblicità. Questa invece è l'inaugurazione, credo fosse il 25 aprile o una ricorrenza di questo tipo, siamo negli anni 70, di una ala nuova o della ristrutturazione, insomma, della vecchia Casa del Popolo, con una partecipazione corale davvero, davvero ampia e ammirevole.
Ci sono naturalmente anche materiali di anni più recenti, anche quando i partiti cosiddetti della Prima Repubblica erano stati superati da nuove formazioni. Qui siamo negli anni della svolta della Bolognina, la Casa del Popolo, la Scintilla a Ravenna, quella per intenderci che oggi ospita il Mama's Club. È interessante notare nella immagine a sinistra come fosse una delle prime case del popolo che aveva previsto una cosa nuova che andava tantissimo negli anni Ottanta, cioè il campo da tennis, che veniva ripensato come spazio durante quando si teneva il Festival dell'Unità, la Festa dell'Unità, perché ovviamente era adibito a installazioni come stand, bancarelle, eccetera. Questa è una fotografia, anche questa molto molto bella, con delle donne, in questo caso intente a esercizi canore o comunque a cantare, che proviene dalla Casa del Popolo di Porto Fuori. Ci spostiamo nel Cesenate, dove eravamo stati anche en passant anche prima. Questa è la Casa del Popolo di Sant'Egidio, c'è un'iniziativa probabilmente di carattere politico. E una serie di, come dire, persone, volti, oserei dire, esclusivamente di carattere maschile, intenti a ascoltare. Questa è un'altra di quelle immagini, di quelle carte, insomma, che hanno valore anche per l'impostazione grafica. Questa è la Casa del Popolo di Sant'Egidio di Cesena, un certificato azionario di metà anni 80. Portiamo sul versante repubblicano. Questo è il circolo Mameli del Partito Repubblicano, dove aveva sede un'importante sede del Partito Repubblicano Italiano. Siamo a Ravenna. Questi sono dei lavori di ristrutturazione di un po' di tempo fa. Qui c'è un archivio molto bello, anche molto ben tenuto, devo dire. E vengono fuori delle immagini che magari non sono direttamente collegate o non solo collegate alla storia della Casa del Popolo, ma come veniva fatto notare anche in apertura dei nostri lavori, alla Romagna in generale. Questa è un'immagine molto bella che abbiamo ritrovato in quell'archivio di un gruppo di donne in bicicletta. Anche questo è una foto del Circolo Mameli. Questi sono gli interni della Casa del Popolo, con una bandiera peraltro sullo sfondo. E qui un'iniziativa così ricreativa o conviviale, ecco, non mi veniva la parola, più recente. Gli ho abbinato una scansione di una sorta di menu del circolo, dove erano riportati i prezzi dei singoli prodotti che serviva il bar, confrontati con i prezzi precedenti e i prezzi, vedete scritto in alto a destra, nei bar di periferia, perché bisognava posizionarsi un po' più in basso per offrire, come dire, un servizio all'avventore e sostanzialmente richiamare la clientela. Andiamo nel Riminese. Anche qui per il Riminese devo ringraziare davvero Zaghini, che ci ha fornito tanto materiale. Ho inserito solo qualche immagine, perché poi ne parlerà magari entrerà nel merito, ecco, maggiormente lui stesso. Qui siamo nella Casa del Popolo di Bellaria, con un articolo che ne dà notizia. Qui invece siamo a Cattolica, comune al confine con le Marche, che qui c'era una Casa del Popolo che ospitava la sede del PC. Questi sono lavori di carattere edilizio presso la Casa del Popolo di Ospedaletto, che è una località di Coriano, sempre nel Riminese, e questa la sede del PC presso la Casa del Popolo di Misano Adriatico. Naturalmente l'area riminese è nota anche per il turismo, soprattutto balneare, e quindi molte di queste realtà
in estate funzionavano come dancing, questo è il caso della Casa del Popolo di Viserba, dove c'era appunto il dancing Sirenette. Questa invece è quella di Torre Pedrera, anche questa come architetture ha un indiscutibile fascino. Torniamo sul versante repubblicano, perché abbiamo trovato un altro archivio relativo al PRI di Ravenna, che contiene delle immagini relative che riguardano insomma le case del popolo di questa tradizione politica, con alcuni scatti davvero belli. Questo è ritratto anche Spadolini in visita a Ravenna in questa manifestazione. 21-25 aprile 1988 c'è la Malfa che sta parlando a Ravenna, e ci sono, vedete, anche le bandiere delle principali sezioni repubblicane che sventolano a contorno del palco. Anche quest'altra è una foto che riguarda che ritrae un gruppo dirigente del Partito Repubblicano in Romagna, in particolare a Ravenna, e alcune altre immagini che danno conto della socialità e della capacità di fare aggregazione di quello che è stato giustamente definito, per quanto riguarda la Romagna, un piccolo partito di massa, sostanzialmente, che il PRI a livello nazionale non raggiungeva grandi percentuali, ma in Romagna l'entusiasmo e il radicamento era qualcosa di assolutamente importante. Qui siamo sempre in una Casa del Popolo Repubblicana. Negli anni Ottanta c'è un'iniziativa di carattere culturale, in particolare la presentazione di un libro sulla storia e la cultura del PRI in questo territorio, che vedete in mano alla persona al centro dell'immagine. Anche per le case repubblicane abbiamo trovato alcuni verbali molto, molto interessanti, che rimandano ad anni, vuol dire, relativamente lontani. Qui siamo nel secondo dopoguerra, presso la Casa Repubblicana di Faenza, e diciamo che per il momento ci fermiamo qua, nel senso che io ho fatto una piccola selezione di un numero veramente ampio di materiali che abbiamo trovato, che abbiamo censito e che vorremmo pubblicare, per cui lo anticipo, è nostra intenzione dare un ordine a questo materiale, fare una selezione, le cose più interessanti, più esemplificative, farle confluire in un volume che dovrebbe uscire l'anno prossimo. Contestualmente c'è una pista di ricerca che si può ulteriormente aprire, ci stiamo lavorando sempre in prospettiva futura, ovvero le case del popolo in Romagna, in particolare quelle dell'area Cesenate, sono state come peraltro abbiamo scritto nel libro Il cuore della comunità, un luogo di, fra virgolette, esordio del teatro di Dario Fo e di Franca Rame. Quindi ci siamo messi in contatto con la Fondazione Fo e Rame, che è un archivio molto ampio dal quale escono immagini di questo genere. Questa è stata scattata appunto in Romagna, quando venivano fatte le prove di questi spettacoli teatrali ospitati presso le case del popolo, perché il teatro, per così dire, ufficiale, tradizionale, era considerato all'epoca in una sorta di contesto borghese o patinato, per cui si voleva fare cultura in un altro contesto, e quindi Fo e Franca Rame, che erano particolarmente affezionati a Cesenatico, presero contatto con le case del popolo dell'entroterra, e quindi nacque una collaborazione sulla quale vorremmo dare delle informazioni più puntuali e più interessanti. Bene, allora, io, visto anche che ci siamo dati un tempo di 15 minuti a testa, io ho abbondantemente sforato, vi lascio con una frase che credo si sposi bene con il tema che abbiamo indagato.
Dice il futuro influenza il presente tanto quanto il passato. Cioè sostanzialmente quando noi nella nostra quotidianità decidiamo, prendiamo una decisione, facciamo una scelta, ci facciamo influenzare sostanzialmente da due cose. Le esperienze precedenti, siccome nella tale occasione è successo questo, allora stavolta faccio così, e il tipo di futuro che vogliamo. Vogliamo ottenere questo obiettivo, allora decidiamo così. Ecco, questo ci dice che il presente quindi è sostanzialmente condizionato continuamente sia dal futuro che dal passato. Quindi il passato è importante e credo che sia ancora più importante conoscerlo in maniera appropriata. Grazie. Bene, ringraziamo Morgagni per l'illustrazione. Fra l'altro ringrazio anche perché ha arruolato Nietzsche alla causa delle case del popolo, che è una cosa impegnativa dal punto di vista politico e filosofico. Aggiungo solo che pian piano tutto questo materiale che abbiamo trovato, che interessano molto di più di un centinaio di case del popolo, poco, pian piano, perché ci vuole il suo tempo sia a sistematizzarlo che a metterlo in rete, lo troverete sul sito www.casedelpopolo.it, case plurale, perché quindi vi invito prossimamente a comunque mantenere visto questo sito, perché troverete molte di queste pian piano e metteremo tutte in quella location. Do la parola ora ad Alessandro Luparini, già presentato all'inizio, ci parlerà degli archivi del Novecento a Ravenna. Prego Luparini, che è direttore della Fondazione Casa di Oriani. Grazie per l'invito, buonasera a tutti, a voi e a chi eventualmente ci starà seguendo in questa diretta. Intanto devo dire che sono contento di essere qui oggi a parlare di archivi in un momento così difficile per la ricerca e nella fattispecie per la ricerca storica. Il blocco della ricerca con le inevitabili ricadute in termini di pubblicazioni scientifiche, di carriere universitarie, di dottorati di ricerca è una delle tante sgradevoli conseguenze di questa sfibrante emergenza sanitaria, sebbene certo non una delle più appariscenti e delle più note all'opinione pubblica. Definiamola generalista, anche se poi a dire il vero di archivi e di ricerca si è discusso, si è parlato in queste settimane, cosa che ad esempio non era stata fatta durante i mesi del primo lockdown, fino alla decisione ultima del governo di consentire la riapertura al pubblico, ovviamente dietro prenotazione e quant'altro delle sale studio degli archivi. Poi ci sarebbe la questione delle biblioteche che fa storia a sé, nella quale non mi addentro. Una decisione, quella di consentire la riapertura degli archivi, che a mio parere più che dalla consapevolezza dell'importanza degli archivi nasce piuttosto dalla loro sottovalutazione, ovvero dall'immaginarli come luoghi polverosi, angusti, frequentati da pochi adepti carbonari. Ma tant'è, prendiamo il buono di quel che viene, tanto più che non sappiamo cosa ci riserverà l'immediato futuro e che anzi nuove chiusure si profilano, ahinoi, all'orizzonte. Ora,
L'importanza degli archivi ai fini della ricerca storica è evidente, vorrei dire assiomatica a chiunque se ne occupi, a chiunque si occupi di ricerca storica, che lo faccia di mestiere o per così dire da cultore della, della materia. E questo nonostante la tendenza preminente nella storiografia degli ultimi vent'anni almeno, vale a dire quella di privilegiare nettamente i cosiddetti cultural studies, gli studi culturalisti, e quindi di conseguenza fonti diverse da quelle strettamente archivistiche, come quelle che abbiamo visto ad esempio nella bella presentazione di Tito Menzani, di privilegiare quindi nettamente i cultural studies, la nuova frontiera, ormai peraltro neanche tanto nuova, dei cultural studies rispetto alla vecchia tradizionale storia politica, non diciamo la storia dei partiti e dei movimenti sociali, campi ormai desueti, negletti quasi, guardati talvolta con sufficienza dalle nuove generazioni di storici e di ricercatori, ma per affrontare i quali invece la ricerca in archivio resta imprescindibile, e Menzani ce ne ha dato una straordinaria testimonianza raccontando anche attraverso le immagini, la riproduzione di documenti, di fotografie, eccetera, raccontando il lavoro di scavo che per ricostruire la storia delle case del popolo in Romagna lui e i suoi collaboratori hanno compiuto in vari archivi pubblici e privati. Tra questi archivi uno che credo sicuramente è tornato utile all'equipe coordinata da Menzani è quello conservato presso il Centro Archivi del Novecento di Ravenna. Ora, l'esperienza del Centro Archivi del Novecento costituisce in un certo senso un unicum, almeno sul territorio locale. Il centro nasce nel 2007 e viene inaugurato per l'esattezza nel marzo del 2007 dall'idea delle direzioni della Fondazione Casa di Oriani e dell'Istituto Storico della Resistenza dell'Età Contemporanea in Ravenna e provincia, in stretta collaborazione con la provincia di Ravenna, con l'amministrazione provinciale di Ravenna, idea di raccogliere in un unico spazio fisico i fondi archivistici delle due istituzioni, in modo da mettere a disposizione della comunità scientifica, dei ricercatori, degli studenti, ma anche dei semplici appassionati di storia, e vi garantisco che ce ne sono tanti, quelli che prima ho definito scherzosamente ma non troppo cultori della materia, un enorme patrimonio documentario. Lo dico senza tema di smentita, perché dentro il Centro Archivi del Novecento sono custoditi e conservati, spero di ricordarmeli tutti, l'archivio della Federazione Provinciale del Partito Comunista Ravennate, che copre un arco temporale che va dal 1943 alla svolta della Bolognina, e che è uno degli archivi del PC meglio conservati e meglio strutturati in regione, l'archivio della Camera del Lavoro di Ravenna, l'archivio della Confederazione Generale Italiana del Lavoro di Ravenna, l'archivio della UIL di Ravenna, l'archivio della 28ª Brigata Garibaldi Mario Gordini,
l'archivio del CLN provinciale di Ravenna, così come dei CLN o giunte popolari, che dir si voglia, di quasi tutti i comuni della provincia. L'archivio, o meglio ciò che ne è giunto sino a noi dopo la dispersione, dopo i saccheggi conseguenti al 25 luglio del 43 della Federazione Provinciale del Partito Nazionale Fascista di Ravenna, l'archivio del Partito d'Azione, e probabilmente qualcuno me lo sono dimenticato, ma credo da quello che ho detto di avere dato l'idea e la misura anche strettamente quantitativa, per non parlare dell'importanza dal punto di vista storico, dal punto di vista della memoria storica, della memoria pubblica di questo territorio, dei fondi archivistici conservati presso il Centro Archivi del Novecento. Altrettanto, senza tema di smentita, credo di poter dire che tutte o quasi, probabilmente il 90-95% delle pubblicazioni afferenti alla storia contemporanea del territorio ravennate edite negli ultimi 20 anni, molte delle quali pubblicate dentro la collana contemporanea promossa dall'allora ente, poi Fondazione Casa di Oriani, e sovente in stretta collaborazione sia con la Federazione Provinciale delle Cooperative, e Lorenzo Cottignoli lo sa bene, sia con il circolo cooperatori. Ebbene, dicevo, la quasi totalità di queste pubblicazioni è stata possibile anche grazie ai documenti conservati presso il Centro Archivi del Novecento. Tra l'altro, qui c'è Tito Menzani, che a queste a diverse di queste pubblicazioni ha dato un contributo fondamentale, e credo che possa confermare le mie parole. Un esempio fra i tanti che potrei fare, e che riguarda strettamente la storia delle case del popolo, è il volume pubblicato, se non sbaglio, nel 2013, a esito di un lavoro di ricerca durato più di un anno, promosso appunto dalla Federazione Provinciale delle, tra gli altri soggetti istituzionali della Federazione Provinciale delle Cooperative, che è l'Impresa della Cooperazione, 60 anni di storia di Lega Coop Ravenna 1950-2010, per i tipi di Longo di Ravenna, volume che abbiamo firmato io, Tito Menzani per l'appunto, e Raffaella Biscioni, che avrebbe dovuto essere qui con noi oggi. Ecco, in questo volume si racconta per esempio una vicenda emblematica nella storia delle case del popolo, che è quella dello scorporo, ovvero della separazione dei beni delle cooperative gialle repubblicane e delle cooperative rosse socialiste, poi social comuniste, fuse coattivamente sotto il fascismo. Tito ricordava prima, a questo proposito, le spoliazioni compiute durante gli anni del regime ai danni dell'associazionismo popolare, repubblicano e di sinistra in generale, questione che determinò uno scontro politico anche aspro tra repubblicani e comunisti, e vicenda che è stato possibile ricostruire nelle pagine di quel volume, anche con un contributo determinante delle carte contenute presso gli archivi del Novecento.
Non mi allungo ulteriormente perché mi sembra che siamo già oltre i tempi regolamentari, per così dire. Mi limito a una semplice comunicazione di servizio. Da qualche tempo gli archivi del Novecento sono, ai noi, per problemi indipendenti dalla volontà sia della Fondazione Casa di Oriani che dell'Istituto Storico della Resistenza, aperti soltanto un giorno alla settimana, il mercoledì per l'esattezza. Sono torneranno fruibili al pubblico in ragione di quello che dicevo all'inizio, a partire da domani. Devo dire, e ne sono molto contento, che anche durante il periodo più difficile le richieste di consultazione e di prenotazione per poter accedere a quei fondi archivistici sono state molto numerose. Con questo vi ringrazio dell'attenzione e mi rimetto ad ascoltare le prossime comunicazioni. Grazie. Ringrazio moltissimo Luparini, tra l'altro la fondazione di cui è direttore, anche la Biblioteca Oriani, è un centro veramente di prestigio. Abbiamo avuto il piacere anche noi di collaborare più di una volta, sicuramente lo faremo nel futuro. Era prevista la professoressa Raffaella Bissioni, ma come vi ho detto in apertura, purtroppo per l'ultimo momento non è riuscita a essere presente virtualmente. La ringrazio perché è stata, grazie alla sua disponibilità, che si è avviata una collaborazione che ha portato a sottoscrivere una convenzione del Circolo Università per i tirocini. Questa disponibilità abbiamo già avuto modo di approfittarne e ovviamente ci sarà utile anche nel proseguo del nostro lavoro. Do ora la parola a Paolo Zaghini, Istituto Storico di Rimini, che ci parlerà di Case del Popolo e sedi di partito, analisi di un rapporto a partire dall'area riminese. Pronto. Dico subito che ci sia qualche problema tecnico, perché il collegamento è stato possibile solo con lo smartphone, quindi anticipo agli uditori che può darsi che ci sia qualche disguido tecnico. Faremo il possibile. Prego, Zaghini, saluto grazie. Tutti, in particolare Alessandro Luparini, che è molto tempo che non vedevo, occasione credo proficua oggi grazie al lavoro di Tito Menzani, che, con il quale tutti abbiamo interloquito in questi ultimi anni. Allora, io direi un po' di cose prima di entrare nel merito, perché è stato fondamentale per quanto riguarda l'Istituto Storico della Resistenza di Rimini. L'archivio federale dei comitati comunali maggiori del PC della provincia, lavoro che il cui ordinamento stiamo completando proprio in questi giorni. E questo è stato fondamentale per il secondo punto, perché questo materiale ci è servito per compilare le schede per il gruppo di ricerca per i 100 anni del PC. Voi sapete che c'è un gruppo di lavoro che sta ultimando la propria attività, guidato dal professor Carlo De Maria, che ha praticamente coperto a tappeto da Piacenza a Rimini lo screening di tutti gli archivi comunisti delle varie realtà. Per quanto riguarda Rimini, devo dire che il lavoro che come istituto abbiamo fatto, che in gran parte ho fatto anch'io in questi anni, ci hanno messo in una situazione sicuramente felice
rispetto ad altre realtà. Questo ha consentito, fra l'altro, la realizzazione di una trentina di schede sulle sedi del partito che in larga parte coincidono con Case del Popolo, questione su cui ritornerò fra un attimo. Questo materiale che ho consegnato a Tito e che in parte ha utilizzato per far vedere alcune piccole cose qui questa sera, sarà messo a disposizione, così come ha fatto il sito del Circolo Cooperatori, da gennaio sul sito che verrà aperto del PC Emilia Romagna, dove ci saranno tante storie, comprese quelle delle sedi comuniste. E io sono assolutamente d'accordo con le considerazioni che fa Tito nel libro quando dice che la storia delle Case del Popolo sono storie di comunità, perché in realtà le Case del Popolo sono nate, cresciute, formatesi grazie a tante spinte locali che avevano bisogno, sentivano la necessità di avere una sede in cui poter trovare ospitalità amica, non il bar dove non si, come vi ricordate i cartelli, qui non si discute di politica, qui non si gioca o non si fanno tante altre cose. Ecco, le Case del Popolo sono state anche luoghi di libertà, luoghi di espressione, luoghi. Io vorrei solo dire questo: io sono di origine comunista, perché in realtà nella Rimese non sono altre esperienze. Non esistono realtà repubblicane. Questa è una, quando Tito parlava della Romagna, in realtà Tito spesso parla della Romagna pensando a Ravenna e a Forlì Cesena, ma la realtà riminese è per molti versi diversa da quella delle due restanti province. Vorrei ricordare che la federazione di Rimini nasce nel 49 in rottura con quella di Forlì, cioè i riminesi non ne potevano più dei forlivesi, ma forse anche i forlivesi non ne potevano più dei riminesi. C'era una diatriba politica che vedeva comunque le due federazioni guidate da personaggi estremamente diversi. La federazione di Forlì, ma direi anche quella di Ravenna, guidata totalmente in larghissima parte da un ceto che si era formato durante gli anni della Resistenza. Quella di Rimini no, quella di Rimini il gruppo dirigente resistenziale venne fatto fuori immediatamente nel 46, dopo il 46 degli uomini primi della resistenza non ci sono più né alla direzione del partito né alla direzione dell'amministrazione comunale di Rimini, una cosa un po' diversa nei comuni limitrofi, però si afferma immediatamente, sposa la teoria di Togliatti del ceto medio, Emilia Rossa, eccetera, mentre in altre parti della regione queste riflessioni che Togliatti fece tardarono ad essere acquisite. Cioè la storia, come ricordava Tito, segna anche il futuro, non è una cosa che serve solo per il passato. Ho tirato a queste breve considerazioni, che naturalmente sono approfondite, ormai le abbiamo scritte, sono frutte di riflessioni, solo per dire che mentre sul piano politico forse della elaborazione siamo andati avanti, dal punto di vista dell'organizzazione del partito, soprattutto come spinta principale alla realizzazione del Case del Popolo, nel riminese c'è stato un fortissimo ritardo che si abbina anche ad un ritardo del movimento cooperativo. Su questo non c'è dubbio. Difficile.
in un libro ho scritto che il partito Rimini, che pure ha sempre guidato la città di Rimini, contrariamente a Ravenna, Forlì, Cesena, dove ci sono state battute di arresto e governi di sinistra, è sempre stato governato da alleanze di centro-sinistra, PC, PSI, soprattutto grazie alla grande migrazione della campagna verso il mare. Cioè i nostri contadini, dove la nostra organizzazione politica era più forte, nel momento in cui si trasferiscono a cavallo fra gli anni 50 e 60 al mare, turi stagionali, tutto quello che li vede coinvolti in prima persona in questa trasformazione socio-economica del nostro territorio, mantengono, grazie anche ad un'elaborazione politica sul turismo che dagli anni 60 diventa comunque consistente, efficace per quanto riguarda il turismo di massa e l'espansione della nostra offerta turistica, il nostro partito riesce a mantenere i rapporti con questa migrazione e a consolidarli anche in città. Se volete, è un'annotazione forse che rischia di essere superficiale, ma ha dei dati di riscontro molto forti, perché anche nei momenti di maggiore scontro politico con la Democrazia Cristiana, nel 56-57 andammo a votare ogni anno perché non si riusciva a raggiungere una maggioranza, ci fu un lungo periodo di commissario prefettizio che sostituì Ceccaroni alla guida del comune. Ecco, da tutto questo non ci fu in contemporanea una grossa spinta a costruire case del popolo. Tant'è vero che andrò a vedere adesso attentamente questo elenco delle 56 popolo registrate da Tito, perché sono anche molto curioso, perché io più di 20-25 non sono arrivato, quindi vorrei capire dove e come queste case dove probabilmente ci fu un'organizzazione soprattutto da parte del partito che però io non ho registrato nelle mie ricerche del dopoguerra. Quindi dovrò dire grazie a Tito per questo arricchimento e per questa conoscenza che nel riminese non avevamo di questa parte di storia delle case del popolo. Solo poche altre cose per dire che nelle case del popolo riminesi la sede del partito era pressoché il centro motore per cui era nata la casa del popolo e in cui il partito trovava una propria collocazione, era quasi naturale. In alcune le case nacquero in accordo fra comunisti e socialisti, ma sono poche. Il grosso delle nostre case del popolo nascono dagli anni 60 in poi, sono poche quelle che nascono nell'immediato dopoguerra. Voi avete, Tito ha raccontato nel libro La Casa del Popolo di Riccione, che forse grazie anche ad alcune pubblicazioni che in questi anni sono uscite è quella più conosciuta, però ce ne sono altre che sono molto interessanti nella loro storia, per esempio Cattolica, che è una mutazione continua di cooperative, società, di proprietà, di acquisizione da parte del patrimonio della fondazione del partito e in più c'era questo peso massiccio della marineria di Cattolica che, come voi sapete, è uno dei porti maggiori per attività peschiva dell'Adriatico, insomma, ed è una storia ancora tutta da scrivere ed estremamente interessante.
così come è sicuramente interessante, ma questa è stata scritta, che è la storia della Casa del Popolo del Borgo San Giuliano. Voi sapete che la Casa del Popolo del Borgo San Giuliano alcuni anni fa fece una scelta drastica, cioè di chiudere la propria attività devolvendo tutto i loro beni alla cooperativa di Centofiori di Vallecchio, che è una cooperativa per il recupero dei tossicodipendenti storica della nostra città, con un'iniziativa estremamente coraggiosa, forte, ma che segnò anche la fine di una storia probabilmente lunga un secolo, scritta in un bellissimo libro dove, devo dire, noi come istituto storico non abbiamo avuto parte, lo hanno affidata dei ricercatori. Così come vorrei leggervi due righe perché sono molto belle. Un dirigente storico del partito, ma anche del movimento cooperativo riminese, racconta come nacque la Casa sottoscrizione di i problemi tecnici annunciati si stanno verificando, stendiamo un attimo lavoro pomeriggio. Ho paura che si sia interrotta. La regia cosa dice? Che passiamo al prossimo intervento? Misura. Pare, ecco. Aspettiamo, abbiate pazienza ancora un momento. La Casa del Popolo, come racconta Vergoni, era un fatto collettivo, dava un quartiere, nel caso di Rimini, o realtà comunali in comuni dell'entroterra. Io non so se è stato così anche nelle altre province, ma le nostre Case del Popolo sono state inaugurate tutte dai massimi dirigenti comunisti nazionali, da Tollinata, Ingrao, a Paietta, ad Amendola. Cioè, era un momento in cui la politica prevaleva cioè il fatto che veniva costruita la Casa del Popolo era comunque un segnale politico per quel territorio che doveva essere comunque marcato, segnato da una presenza di un grande dirigente a livello nazionale. E devo dire che nella stragrande maggioranza le schede che ho dato a Tito lo confermano, ci sono inaugurazioni negli anni con i massimi dirigenti comunisti. L'ultima cosa che io vorrei sottolineare, non so se anche questo è successo nell'altra parte della Romagna, ma nelle Case del Popolo ci sono stati alcuni dei locali di tendenza più importanti della Riviera Adriatica negli ultimi decenni. Sto parlando della Sirenetta prima e dello Slego poi a Viserba, del moderno a San Giovanni Marignano, della sala centrale di Rizzone, cioè sono stati luoghi che non erano semplicemente segnati dalla politica, ma invece segnati anche dal momento più ampio, più generale, quel coinvolgimento della società che i comunisti comunque cercavano in tutti i modi. Io sto scrivendo, chi ha avuto occasione, credo non molti, però su Chiamami Città, che è questo giornale online di Rimini,
Molte storie che sono legate ai personaggi dirigenti del Partito Comunista nel territorio riminese. Lo dico perché all'interno di queste storie spesso questi personaggi, soprattutto quelli nei territori decentrati, sto pensando a Misano, San Giovanni, sono stati anche i protagonisti della nascita della cooperativa Casa del Popolo nel loro quartiere, nel loro comune, eccetera. E devo dirvi che è stata un'occasione incredibile, è un'occasione incredibile perché ancora con un po' di difficoltà in questo periodo, come ricordava Alessandro, per la chiusura della biblioteca, degli archivi e quanto altro, per recuperare comunque fra i vecchi dirigenti decine e decine di fotografie, di materiale, di documenti, di gadget che vanno dalle bandiere a tutte le cose che venivano fatte, medagliette, i certificati azionari, che stanno arricchendo il fondo del Partito Comunista che è depositato presso l'Istituto Storico della Resistenza. Voglio ricordare che presso l'Istituto Storico però noi abbiamo portato a casa, fra virgolette, anche l'archivio della DC e del PSI, oltre che materiale di vecchi movimenti anarchici, delle ACLI, cioè una parte della storia politica e sociale del Novecento oggi si fa, soprattutto dal secondo dopoguerra, oggi così come avviene a Ravenna nella casa della storia, avviene nell'archivio dell'Istituto Storico. Va bene? Sì, va bene anche perché questa realtà per gli istituti storici, come voi sapete, è pressoché diffusa in tutta la regione, cioè gli archivi del PC sono stati depositati presso tutti gli istituti provinciali, tranne a Bologna che al Gramsci, ed è questa rete che le fondazioni immobiliari del partito hanno deciso di utilizzare per costruire il progetto dei 100 anni del PC, cioè sono gli istituti storici che stanno lavorando e in questo loro lavoro io credo che il lavoro che il Circolo dei Cooperatori ha messo in piedi si sia incrociato e per alcuni versi, almeno per quanto mi riguarda in questo fortunato e coincidente rapporto con Tito, ha consentito a lui di avere il materiale riminese quasi pronto e a noi di poter far parte di questa ricerca di cui ci sentiamo onorati di essere stati coinvolti. Grazie. Ringrazio Zaghini per il contributo che ci ha portato. Raccolgo la sua sollecitazione per fare una precisazione e un invito, nel senso che su www.casedelpopolo.it trovate queste, di cui diciamo sempre, 570 schede di altrettanto Casa del Popolo. Va precisato che sono state un'anagrafica storica, quindi ovviamente ci sono anche le case del popolo che sono nate, alcune sono nate prima del Novecento, cioè sul finire o prima dell'Ottocento. Poi c'è stata la cesura del fascismo, quindi come dire, verrebbe da dire che alcune case del popolo sono state contate quasi due volte, evidentemente se bruciate, chiuse o requisite dal fascismo. C'è stata la fase successiva della seconda dopoguerra di ricostruzione, che a volte è stata una ricostruzione riuscendo a recuperare la proprietà e l'utilizzo della precedente Casa del Popolo per una serie di motivi, la famosa legge del mal tolto mai effettivamente realizzata, motivi di vario tipo, non sempre questo è successo. Quindi la Casa del Popolo ovviamente, ripeto, è un'anagrafica storica. In più l'appello qual è? Che l'abbiamo anche scritto, adesso lo stiamo popolando ore di ulteriori informazioni, ma evidentemente ci possono essere anche errori dichiarati anche in home page del sito,
ma c'è bisogno anche di integrazioni, di informazioni. Quindi l'appello è a tutti, studiosi e cittadini, se a volte dedicano un po' di tempo a guardare le schede che sono presenti, aiutarci, a darci suggerimenti, a segnalarci l'esigenza di integrare alcune informazioni. Un appello anche a Zaghini, dato che noi abbiamo due bug, due carenze. Una è sulle case del popolo anarchiche, sto parlando fine fase dell'Ottocento, poche, ce n'erano poche, ma c'erano, ma veramente lì abbiamo fatto fatica a recuperare informazioni, quindi dato che Zaghini ha accennato a questa presenza, se ci fossero, e a volte poi erano anche semplici, più semplici, com'è dagli anarchici, un po' disorganizzate, ma c'è informazione. E l'altro è sulle case del popolo cattoliche, poche, ma in effetti, se volete la mia curiosità, quasi personale, però mi viene detto in diverse occasioni che ce n'erano 5-6, e mi viene anche detto che ce n'erano anche nel Riminese, non sono le parrocchie, proprio case del popolo. Noi abbiamo trovato molta informazione sulla Casa del Popolo Cattolica di Faenza, tant'è ci è andato sempre al sito www.casadelpopolo.it, abbiamo presentato l'altro giorno l'itinerario didattico, abbiamo fatto un itinerario didattico, fondata nel 1905 questa di Faenza da laici e cattolici, tuttora esistente, ho trovato un mucchio di informazioni. Le altre non riusciamo, quindi l'appello era anche a Zaghini, dato che fa questa ricognizione di cui lo ringrazio moltissimo, se ha informazioni su questo. Ci ho detto, do la parola a Lorenzo Cotignoli per l'ultimo intervento di questo convegno, come ho detto all'inizio, con partecipi, quindi valgono anche da conclusione. Grazie Cotignoli, che è presidente della Federazione delle Cooperative di Ravenna. Prego. Mi sentite? Sì, bene, forte e chiaro. Benissimo. No, io non faccio nessuna conclusione. Prima di tutto colgo ancora un'occasione per sottolineare l'importanza del lavoro, del progetto che riguarda la ricerca sulle case del popolo. Si è fatto in questi due anni soprattutto un lavoro straordinario che, come diceva Giancarlo, deve continuare, interessantissimo. Abbiamo sentito poco fa alcune sollecitazioni per quanto riguarda il territorio riminese. Io credo, fra l'altro, che quando si parla di case del popolo, proprio perché si parla di storie di comunità, come dice giustamente Tito nella sua introduzione al libro, io credo che questo accomuni cooperazione case del popolo. In fondo poi le case del popolo in gran parte sono state gestite in forma cooperativa, ma non solo. Ci sono tante testimonianze di copresenza, di uffici delle cooperative nelle case del popolo. Io ricordo il club di Voltana, da quando io ho incominciato a frequentare le cooperative, aveva gli uffici della cooperativa nel retro il famoso club della casa del popolo, ma non era l'unica esperienza. Quindi una grande, credo, un rapporto molto stretto, appunto un rapporto di comunità, perché in fondo la comunità che costituiva la Casa del Popolo molto spesso, soprattutto nel Ravennate, nel Forlivese, penso coincidevo in gran parte con la comunità che costituiva il corpo sociale della cooperativa. Quindi quando parliamo di queste storie c'è sicuramente un nesso di reciprocità molto forte, molto stretto, come peraltro avete messo in evidenza. Ma io intanto saluto i miei colleghi che mi hanno preceduto e saluto coloro che sono collegati per questa nostra iniziativa. Voglio parlarvi di una esperienza. L'esperienza è quella della Federazione delle Cooperative e di una scelta, quella di gestire in proprio non solo la cura, il recupero, la classificazione e la valorizzazione del proprio archivio, ma anche, come ho spesso citato, quando mi sono riferito al progetto che riguarda appunto la fattoria Guiccioli e tutto il complesso di Mandriole, quella di
appunto di fare della conservazione della memoria, quindi della strutturazione degli archivi, una parte del progetto culturale che caratterizza quel sito, anzi una parte molto importante del progetto culturale che caratterizza quel sito, che è in pieno svolgimento e che ovviamente io ho cercato di implementare, di costruire, di far sì che potesse andare avanti, ma che ovviamente continuerà nel tempo, come ci siamo detti. Facendo una scelta, quella appunto di non confluire, come hanno fatto tante realtà cooperative, il nostro patrimonio archivistico nel centro di documentazione delle cooperative che ha sede a Bologna, mirabilmente diretto, col quale siamo in stretto rapporto. Io peraltro sono stato un membro del Consiglio di Amministrazione di quell'istituzione fino allo scorso anno. E neanche quello di confluire, come molte istituzioni politiche e sociali del Ravennate, i nostri materiali nella sede degli archivi del Novecento. Ma non per una forma di... perché abbiamo ritenuto di contribuire alla conservazione di un patrimonio archivistico che io ritengo molto importante per la storia della nostra città, della nostra comunità, direttamente facendocene carico. Io credo che non sia dispiaciuto ad Alessandro questo, poi ce lo siamo detti altre volte. Insomma, questo non significa naturalmente che noi ne vogliamo fare qualcosa di separato, inaccessibile, anzi, abbiamo cercato, costruendo questo percorso, di dialogare con le istituzioni culturali, con l'IBC di Bologna, con la, prima lo diceva anche Alessandro, con l'ente Casa di Oriani e con le altre istituzioni del territorio. Ma vorrei ricostruire un po' la storia di questa operazione, perché naturalmente questa è un'operazione che nasce nel momento in cui la federazione è riemersa da una fase di difficoltà molto profonda, una delle non uniche nella sua storia ultracentenaria. La federazione ha vissuto diverse fasi di criticità. Nasce nel 2, come molti sanno, ed è il primo elemento di testimonianza del ruolo del sindacato. Erroneamente quasi tutti assegnano la fondazione della federazione a Nullo Baldini, ma è un errore storico. La federazione delle cooperative nasce per volontà di Gaetano Zirardini. Baldini ne diventerà il leader solo in un secondo tempo, dopo oltre un anno dalla sua fondazione, perché la federazione nasce in contrapposizione all'associazione, non come elemento di continuità. E nasce in contrapposizione perché l'associazione di operai braccianti, fondata nel 1883, famosa per tutta la vicenda della bonifica delle paludi del litorale romano, diventa un'organizzazione molto forte che ha un potere contrattuale molto soverchiante nei confronti delle altre cooperative nel frattempo nate. Quando nasce la federazione a Ravenna ci sono 21 cooperative, quindi non c'è più solo naturalmente l'associazione, e quelle cooperative riuscivano a stento a procurarsi il lavoro, perché l'associazione aveva una capacità soverchiante di partecipare alle gare, di costruire alleanze. L'impresa di Ostia non viene da un'acquisizione diretta, come sappiamo, perché le cooperative in quella fase non potevano partecipare direttamente ai pubblici appalti. Quindi la federazione nasce come elemento di distribuzione del reddito. Il lavoro alle cooperative, alla nascita della federazione, incominciando dal grande lavoro del canale d'Estrareno, che la federazione acquisisce nel 1903, un anno dopo la sua costituzione, i lavori, dicevo, vengono assegnati in funzione del numero dei soci e quindi equamente distribuiti
fra cooperative in funzione del numero dei soci a cui dovevano dare lavoro. Quindi è un elemento di perequazione di reddito, è un elemento, una prima esperienza consortile come ne conosciamo, ne abbiamo conosciute tante. E quindi un organismo peculiare che ha una storia oltre ormai 120 anni, che attraversa tutto il Novecento, che impatta il fascismo. Quando a Ravenna il fascismo decide di dare la spallata finale dopo le prove del 21, nel 22, nel luglio, cosa fanno le squadre di Balbo e di Grandi per cercare di far capire che il fascismo stava valicando quel confine che lo portava a prendere il controllo della città? Incendia il luogo più simbolico della comunità ravennate, la sede della Federazione delle Cooperative della provincia di Ravenna. Ma quel fascismo che poi, dopo una riflessione fra varie anime, decide di preservare quell'organismo, di non spogliarlo del suo patrimonio, della sua parte fondamentale, del suo patrimonio, perché? Perché si comprende che riesce a dare lavoro a oltre 20.000 persone, direttamente tramite le cooperative associate. Quindi è uno strumento, intanto, per dare una risposta al bisogno di lavoro e quindi di consenso del regime. Per cui la federazione attraversa anche quel periodo e arriva al secondo dopoguerra e riprende il suo cammino per alcuni anni come unico elemento di rappresentanza del movimento cooperativo, poi come Alessandro Luparini ha ammirabilmente descritto nel libro che citava, nel saggio che citava, si decide, le forze politiche di riferimento della sinistra decidono di costituire un organismo con più marcata caratterizzazione politica, è la Lega delle Cooperative. Quindi dal 50 c'è una sorta di separazione. Dicevo, io ho pensato di raccogliere, catalogare, mettere in sicurezza, recuperare l'archivio della federazione quando, in una delle tante fasi di difficoltà della sua vita, la federazione nel 93 si era trovata a fronteggiare gli effetti della svalutazione della lira, avendo fatto grandi investimenti in valuta per recuperare il differenziale fra l'investimento nel debito italiano, cioè in titoli di Stati, e il costo molto più basso della provvista in valuta. C'era una differenza di circa 10 punti. Poi con la svalutazione potete immaginare che quel debito in valuta, che era servito per alcuni anni a dare ristoro al bilancio della federazione, diventò un macigno dal punto di vista finanziario e patrimoniale tremendo da affrontare. Si sono vissuti dal 93, l'anno in cui io sono andato a fare il presidente della federazione, al 99, anni veramente difficili. Nel 99 la federazione è uscita da questo cono d'ombra, è uscita da questa situazione e ci si avvicinava al centenario nel 2002. E avvicinandosi al centenario, io avendo meno l'angoscia tutte le mattine di stare davanti alla Reuters per vedere come andavano i cambi e per vedere qual erano le valutazioni dei titoli di Stato italiano, incominciai a guardarmi intorno, intanto a discutere nel Consiglio se la federazione doveva continuare a vivere oppure no. Una volta deciso questo, cominciai insieme a Mario Tampieri, che era divenuto da alcuni anni presidente del ciclo dei cooperatori, a pensare come trovare qualche iniziativa che potesse parlare dei cent'anni della federazione, e quasi casualmente mi imbattei in alcuni scatoloni pieni di fotografie. Io ho sempre avuto la passione e mi misi a scorrere quelle immagini e incominciai a parlarne. Ne parlammo con Lucio Gamba, col compianto Lucio Gamba, e poi ne parlammo con Luigi Tomassini, che nel frattempo aveva sostituito Italo Zanier come titolare di cattedra di storia della fotografia a conservazione dei beni culturali, e nacque quel progetto che ha avuto come sintesi questa operazione, Scatti di memoria, una mostra e una riflessione appunto sulla fotografia come fonte per la storia. Ma per fare questo
incaricammo il mio compianto amico Enrico Para di datare quelle foto, di digitalizzarle, di riprodurle anche in analogico e di costruire per ogni parte di queste foto, c'erano dei gruppi di foto, no? Che si riferivano al fascismo, cercando di individuare gli autori. Ci sono foto di Casadio, di David, ci sono foto di Trapani e di altri autori, e cercammo di incominciare a studiare gli autori, a studiare quel tipo di tecnica fotografica di rappresentazione, e ne è nato un primo corpo d'archivio che abbiamo utilizzato appunto per scatti di memoria, per questa operazione duplice, la mostra, il lavoro di recupero, di archiviazione, di catalogazione e la discussione sulla fotografia come fonte della storia. Da lì poi è venuta l'idea di, una volta messo in sicurezza il patrimonio fotografico della Federazione, di continuare a mettere in sicurezza i materiali di archivio. Devo dire che andando a Mandriole, questi vecchi locali che non erano ancora restaurati, come abbiamo fatto dopo, mi accorsi che un primo lavoro di catalogazione era stato fatto da un allievo del professor Carile durante la presidenza del mio predecessore, il dottor Giuseppe Rossi, a tutti credo noto, quasi tutti noti. E quindi mi accorsi che c'era già un lavoro che si era iniziato a fare. Ma mentre pensavamo all'archivio della Federazione, cominciamo anche a pensare alla consistenza degli archivi storici di una parte importante della cooperazione Ravennati, in particolare degli archivi delle cooperative braccianti, che erano intimamente legati a quelli della Federazione. E utilizzando la possibilità, attraverso il professor Tomassini, di avere a disposizione una studentessa che doveva fare un tirocinio formativo, nel 2008, con un titolo, un tesoro sepolto, incaricammo la dottoressa Martina Tassinari di fare una ricognizione negli archivi delle cooperative braccianti, per intanto per definirli fisicamente, quanti faldoni, quanti, che anni, e prendemmo le 7 cooperative che allora erano presenti nel nostro territorio, ma le 7 cooperative erano la somma delle 31 che esistevano negli anni 60, quindi ognuna aveva dentro di sé alcune fuse coattivamente dal fascismo, come ha citato prima, mi sembra, Alessandro Luparini, altre invece fuse nel secondo dopoguerra perché erano piccole, deboli, nessuna riusciva, quelle piccole, a sopravvivere con quella dimensione, e incominciamo a fare una ricognizione cercando di capire dove erano conservate, in che condizioni, quali erano le criticità, dove potevano essere collocate intanto nelle sedi delle cooperative, e poi eventualmente costituire un progetto che le portasse verso una centralizzazione, cioè quello che io definisco l'archivio della Federazione delle cooperative nate alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, e in vita negli anni, fino agli anni venti del Novecento. È iniziato dopo questo lavoro quindi un lavoro di intanto di continuazione della catalogazione dell'archivio della Federazione, e andando a catalogare l'archivio della Federazione, questo lavoro è iniziato intorno al 2014 in maniera sistematica col contributo di Dante Bolognesi, che è il coordinatore scientifico del nostro progetto. Abbiamo iniziato con una cooperativa che si chiama Le Pagine a fare un lavoro di ricognizione più accurata. E nella ricognizione più accurata che abbiamo fatto, ovviamente ci siamo accorti che la Federazione aveva al suo interno già una serie di archivi di società che nel frattempo in qualche modo si erano fuse o erano articolazioni tecniche della Federazione, come la Finra, che era una finanziaria che faceva prestiti al consumo, come Federtrade, che negli anni precedenti alla mia venuta Federazione si occupava appunto di attività di trading nel settore agroindustriale, fino alla cooperativa Moisalcisti, all'Assicom di Ravenna, insomma una serie di società, in parte emanazione della Federazione, in parte ad essa intimamente collegate, e quindi ci siamo trovati ad avere accanto alla Federazione e alla Lega delle Cooperative, il cui archivio è presente all'interno dei locali di Mandriole, gli archivi di altre 15 società cooperative e non cooperative. Poi
sono iniziate appunto i rapporti con le cooperative braccianti, quindi Mezzano, Sant'Alberto, poi divenuta Agrisfera, poi il gruppo di Campiano, che a sua volta contiene Santo Stefano, Carrai, San Bazzo, San Pietro in Vincoli, Longana, tre cooperative macchine, una stalla sociale. E poi ancora, con la crisi di ITER, l'acquisizione dell'archivio storico di ITER, che significa la CRC di Lugo e la CRC di Mezzano, scusate, la Rescop di Lugo, ma significa, e Giancarlo Ciani lo sa bene perché ci ha pubblicato due volumi, gli archivi di tutte quelle piccole cooperative muratori che nel secondo dopoguerra gradualmente sono confluite appunto in CRC, in Rescop, poi in ITER, ad esclusione, come sappiamo, della cooperativa CMCM di Sant'Alberto, della CMA di Cervia, che non accettarono di integrarsi nei progetti di Rescop di CRC e mantennero una loro autonomia. Poi hanno avuto quella di Cervia almeno tre crisi, quella di Sant'Alberto non c'è più. E poi è iniziato una seconda fase, dopo questa fase di inventariazione e di ricognizione della consistenza degli archivi, poi abbiamo scoperto uno straordinario giacimento, cioè un 42 grandi libri che erano messi sparsi in vari siti, alcuni addirittura utilizzati per sollevare armadi, magari con un piede rotto, e che contengono la contabilità agraria di tutte le aziende di proprietà della Federazione delle Cooperative, che venivano gestite dalle cooperative in affitto, ma la cui direzione stava fino alle ultime, sono state cedute negli anni 90, diciamo tutto il secondo dopoguerra, sono stati hanno avuto un riferimento dal punto di vista delle indicazioni culturali, delle indicazioni anche economiche di gestione della federazione, e in questi 42 grandi libri ci sono contenute le contabilità squadro per squadro delle cinque grandi aziende di proprietà della federazione delle cooperative: la Massari, la Marcabò, la Manzona, la Raspone. E anche questo ogni tanto insomma, dico a Dante, ma bisognerebbe trovare a Dante Bolognesi l'occasione per incominciare a studiare con elementi così dettagliati e così raffinati, da un certo punto di vista, una contabilità industriale ante littera, la storia dell'agricoltura del nostro territorio attraverso l'analisi di questi dati. E probabilmente avremmo da aggiungere a quanto di tanto si è già scritto in molte occasioni. E poi il rapporto con, mentre ci preoccupavamo di individuare perimetri di classificare, un rapporto con l'IBC per quanto riguarda i criteri di classificazione, ma anche per quanto riguarda la pubblicazione nel loro sito, nel loro portale, i IBC Archivi, di tutto il nostro materiale, e anche nel portale del Centro di Documentazione della Cooperazione. Quindi un lavoro che è tuttora in essere. Sono in programma ulteriori acquisizioni di archivi storici di altre cooperative. Non ho citato tutte le cooperative braccianti, come avete probabilmente avuto modo di valutare, perché manca il nucleo consericese, massese, lavezzolese, manca il nucleo di Fusignano, manca il nucleo di Bagnacavallo e Faenza, manca il nucleo cervese. E quindi ci sono ancora tanti, tanti archivi da acquisire. Ecco, lo scopo è quello di metterli in sicurezza, di classificarli, di metterli in sicurezza e di metterli a disposizione degli studiosi. Come un'operazione privata, per quanto di privato possa essere un'esperienza cooperativa, che cerca di dare un contributo ai tanti pregevoli giacimenti, tesori sepolti che sono custoditi all'interno del nostro territorio e che Alessandro Luparini ha prima nel suo intervento citato e in qualche modo censito. Quindi questo è lo scopo della nostra operazione,
Ovviamente questi materiali sono a disposizione, noi abbiamo cercato di costruire insieme all'architetto Bolzani anche dei locali che siano adatti anche ad essere sede di lavoro e di ricerca. Ovviamente in periodo di lockdown in questo momento sono chiusi ai terzi, ma noi abbiamo già soddisfatto alcune richieste e stiamo per soddisfarne altre non appena ci sarà la possibilità, proprio nello spirito di mettere a disposizione dei ricercatori o di semplici appassionati, come diceva Alessandro, fonti storiche di prima mano. Peraltro l'archivio della Federazione contiene anche la suggestione di alcuni volumi dei libri sociali che portano ancora le tracce dell'incendio fascista del 1922. E con questo mi fermo, scusate se l'ho fatto anche lunga rispetto a quanto mi ero prefisso, e sono qua, vi ringrazio. Grazie Tignolli per il contributo. Veramente chi è stato a Mandriole ha visto che il luogo è straordinario, sono tutti strumenti anche di conservazione, quindi credo che tutti apprezzino che il lavoro vada avanti, come ci è stato detto. Io concludo, come ho detto prima, ringrazio veramente tutti gli oratori. Vi ricordo di visitare il sito www.casdelpopolo.it, dove troverete le Case del Popolo. Oggi abbiamo parlato molto di etichette, è vero che ogni Casa del Popolo aveva un po' un'etichetta di orientamento, ma sa le esperienze che ho conosciuto io da giovane, in realtà tutte le Case del Popolo, al di là delle etichette, come ci ricordava anche Cotignoli, sono state, hanno ospitato movimenti, organizzazioni sindacali le più varie, in modo plurale, e le Case del Popolo, specialmente quelle di periferia, dei piccoli centri, erano il luogo di tutta la comunità, per tutta la comunità, cioè il luogo di riscatto sociale, di riscatto culturale per tutti, al di là proprio la colorazione, luogo di dibattito politico, luogo di democrazia, cui le etichette contavano e non contavano allo stesso tempo. Vi risparmio oggi di citare le Case del Popolo che a volte vedevano proprio veramente tutte le forze politiche, le forze popolari. Poi non erano mica tutte rose e fiori, come sapete. Il movimento democratico e popolare, per usare un termine arcaico, ha un'insolita capacità di litigare, di dividersi. Cioè, il fascismo, ha visto il fascismo, è un vizio antico che spero che non si riproduca in futuro. Grazie a tutti e alla prossima occasione. Grazie ancora.